Erano tutti e tre dal paese di San Lazzaro, avevano ai 19, ai 21 anni, il più vecchio era segato, insomma proprio in ordine di età, Angeloni 19, l'altro 20, l'altro 21 anni, il più vecchio era segato che si va a casa proprio qualche giorno prima, si era anche sposato. Posso dire questo perché ho fatto uno spoglio dei giornali di quell'epoca. Nel tamburino, come si dice, viene fuori il nome Segato Danilo, sposato Irma Tozzo, poco dopo Pasqua del 1945. Bene, questi tre ragazzi erano qui fermi vicino alla stazione ferroviaria, vicino al cavalcavia, stavano lì parlando tranquillamente tra di loro. Premesso, erano partigiani ovviamente, uno apparteneva alla brigata Vladimiro, l'altro apparteneva alla brigata Negrin, l'altro ancora apparteneva alla brigata Treviso, ma essendo repubblicano, sì, era il 32esimo formazione Mazzini, della Mazzini, che era aggregata alla brigata, al battaglione Treviso, poi diventato brigata Treviso, di cui era comandante Aldo Tognana, e di cui abbiamo un esponente, fortunatamente qui presente, Ettore Brancaggia, che l'anno scorso ha avuto la fortuna di provare a parlare insieme. Allora, questi tre stanno parlando tranquillamente tra di loro, ma chiaramente su delazione, perché non può essere stato altro, vengono avvicinati da due delle brigate nere e portati al posto dove portavano le brigate nere, cioè al Pio Regio, e lì sottoposti a Bastramatura e compagnia bella. E nel frattempo arriva i genitori di due di loro e chiedono ai pezzi grossi delle brigate nere: ma i miei figli non hanno fatto niente, ma liberateli. Sì, dice Paolo Brazzo Duro e il suo capo Bruno Cappellini, domani mattina senz'altro li liberiamo. Invece domani mattina li hanno portati qui e li hanno buttati dentro il sensile,